pazza, una gabbia d'ora per la sua mente, ove il lunatico parla francamente. Nei grattacieli, in una prigione, possono occultare una mente dalla sua funzione. Qualche lunatico ti dirà, siediti sarà bello ascoltarmi, di quando sull'inferno la notte calerà. Figure che l'uomo vede sono la realtà, o forse siamo parte di un gioco costruito per farci sentire pazzi. Come nasce questa band? Questa band è nata tanti anni fa, precisamente 4, circa 5 anni fa, in cui i componenti non erano questi qua, avevamo anche un altro nome, Unchained Dreams, con il quale abbiamo anche partecipato a Pagella 3 anni fa, e poi alla fine abbiamo deciso di cambiare letteralmente sia per quanto riguarda il genere musicale e anche per lo sviluppo dei testi, siamo diventati Kyber 452. Vedevamo una formazione con basso e chitarra, ma anche con sassofono, piano. Beh, dunque, il sax abbiamo deciso di aggiungerlo per dare, diciamo, un tocco di qualità in più anche al suono, è la stessa cosa per le tastiere. Infatti io non utilizzo solamente il pianoforte, il suono del pianoforte, ma anche altri tipi di suoni, quindi per, diciamo, un arricchimento in più proprio alle nostre canzoni. Interessanti sia sulla musica prodotta sia sulla formazione. Come nasce questo connubio? Allora, tra di voi? Io conoscevo il chitarrista e lui ci ha uniti un po' tutti, e poi in realtà così abbiamo iniziato a provare, che la prima volta provavamo cover, non sapevamo neanche noi, poi io un po' scrivo, il chitarrista compone qualcosina, però in realtà facciamo poi tutto insieme, quindi ognuno porta un pezzo in sala e si compone insieme, e così sono nati i nostri brani. I progetti per il futuro, avete qualcosa in mente? Ma sicuramente dobbiamo mettere a punto i brani che già abbiamo, quindi registrare tutto, fare, se riusciamo, anche già un album, nel senso mettere tutto in ordine e poi cominciare a suonare in giro. Il groove della mascherina, groove senza mascherina. Senza la mascherina, blu come la mascherina, blu senza mascherina, blu come il blues, blu come il cielo senza nuvole. Abbiamo un prototipo. Un prototipo, sì. Prototipi di? Prototipi di un sofisticato credersi in vano soddisfatti da un'insaziabile entropia sonora. È un nome che è venuto fuori una serata che dovevamo suonare. Prima non c'avevamo un nome. Cioè, nasciamo proprio come trio di amici, noi abbiamo sempre suonato, che va a suonare per divertirsi. Come mai avete scelto questo genere? Questo genere perché non l'abbiamo nemmeno scelto, è lui che ha scelto noi sostanzialmente, cioè suonando viene fuori questo. Il gemmare proprio. Esatto, esatto. Pure. Poi io e Adam, che è il chitarrista, abitiamo insieme, abbiamo un progetto musicale nostro che si chiama Il Cavò, che tra l'altro è il nome anche della casa, che è appunto Il Cavò, dove all'interno prepariamo, facciamo jam, viene gente a suonare, diciamo che appunto suonando poi alla fine il groove viene fuori. Affrontata e mai fuggita,
guerreggiando nel cammino, rimbalzata e allontanata. Tu sei sempre tornata, tornata, tornata. Oh, 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 oh. Nella notte navigando, combattendo contro i mostri e le belve, noi cerchiamo. Com'è andata la performance? Divertiti? Divertiti tantissimo. È la prima volta che suoniamo in realtà in live. Complimenti. Perché è proprio un progetto così improvviso, cioè noi ci conosciamo da tantissimo e suoniamo assieme da tanto e abbiamo deciso, dato che a me piace scrivere, a lui piace suonare la chitarra, abbiamo detto ma perché non fare qualcosa di carino assieme. Chi vi ispirate per le canzoni? Allora, noi non sappiamo definire bene il nostro genere. Allora, Alberto è un bluesman, nel senso che ha studiato tantissimo blues. Io amo un po', diciamo, la musica appunto dal rock al pop al blues e quindi un nostro idolo che ci piace tantissimo e che seguiamo molto è John Mayer. Quindi cerchiamo, diciamo, nelle nostre sonorità di metterci qualcosa che ci possa far sentire per un giorno John Mayer.